Ma se noi facciamo un giro con la Vespa quando la scrocco a mio figlio e facciamo i lavoretti per pagare le bollette e ti preparo colazione con il burro di soia e troviamo le cose per terra e ci baciamo e guardiamo accendersi il campanile e ceniamo a un'ora qualsiasi con mozzarella, pomodoro e basilico. Ma se noi parliamo di tutte le cose del mondo e ci buttiamo sul letto a un'ora qualsiasi e facciamo l'amore e andiamo la sera nei posti dove si sente la musica gratis e la poesia e ci mandiamo gli SMS se appena un giorno restiamo lontani e ci diciamo gli odori e ci diciamo gli altri amori, ma se noi la casa è piena di scatoloni e lo yogurt del discount da un euro al chilo, a un'ora qualsiasi facciamo l'amore e ci addormentiamo nudi e ci stupiamo che sia passato il tempo, ma pazienza, lui passa, noi per mano, noi, tu, come puoi pensare che ci manchi qualcosa? Tu, un'amica mi ha detto che adesso simpatizzi per il veganismo e già so che fai yoga e acro yoga, ami la bellezza e la natura, forse stai attenta a non calpestare un insetto, forse hai uno sguardo buono anche per i ragni e gli scorpioni, questo è molto bello, ma vorrei farti notare che quantomeno da un punto di vista scientifico, biologico, sono anch'io al momento un essere vivente e sono in ansia per te. Una parola me la potresti dire o concedermi almeno lo sguardo buono che forse concedi ai ragni e agli scorpioni, che tutto sommato credo di essere meno velenoso di loro e più in ansia di loro per te. Anzi, guarda, secondo me ai ragni e agli scorpioni di te non gliene fotte un cazzo. Vedere ragazze seminude o nude, belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, o seminude giocano in luci e colori in un locale con musica e gente, o nude giocano a pallavolo su una spiaggia naturista, o nude posano per un fotografo, è bello, non rompetemi le palle. Non rompetemi le palle con i vostri discorsi volgari, maschilisti, o sussiegosi, femministi, che in questo caso, è curioso, no? Vanno a parare allo stesso dispregio. Non rompetemi le palle. Dire che queste cose fanno schifo perché anche la TV di Berlusconi le fa, è come dire che Dante fa schifo perché anche Bondi le poesie le fa. Belle ragazze seminude o nude, che danzano nude o danzando si spogliano, è un patrimonio dell'umanità che l'UNESCO dovrebbe tutelare. Affascinava 8000 anni fa, finché c'è vita affascinerà. E la ragazza che lo fa, io la guardo con vasta gratitudine, aggiunge al mondo un tocco di splendore, ruba un poco di luce contro il buio vorace che noi tutti attende con il suo sogghigno stronzo. Vedere ragazze seminude o nude nell'armonia del corpo in movimento è bello, non rompetemi le palle, né rompetele a loro, guardatele piuttosto e se siete fortunati baciatele e anche fidanzatevici, purché dopo fidanzate non diciate loro di smettere di danzare seminude o nude. Se avete quell'idea, piuttosto astenetevi.